ci troviamo questa sera a Cirié, esattamente a Borgo Loreto, dove tra qualche minuto inizierà il concerto per Loreto. Un concerto a scopo benefico per la raccolta di fondi per la ristrutturazione della chiesetta. Abbiamo questa sera con noi Carlo Prezzi, presidente di Borgo Loreto, e Gianni Caudera, vicepresidente del Borgo Loreto. Gianni, il progetto è un progetto ambizioso per il Borgo e per Cirié. Assolutamente sì, noi abbiamo intenzione di dare una giusta casa e una giusta dimora alla Madonna di Loreto, che purtroppo l'età e la vetustità dell'edificio necessitano di ristrutturazione. Questo vuol dire aver fatto un grosso lavoro di analisi, aver cercato di trovare quali sono le cause principali di quello che è il problema più grosso, che ahimè purtroppo è l'umidità. Sembra un po' una legge del contrappasso: noi borghigiani che siamo amanti del vino, la nostra pecca è proprio l'acqua, che sta lentamente ma inesorabilmente rovinando la chiesa di Loreto. Abbiamo avuto due seri professionisti che ci hanno dato una grossa mano nel verificare la parte esterna e tutte le misurazioni per poter arrivare a questa serata e a questo momento, e per poter riuscire ad avere un progetto che ci possa permettere di ristrutturare e di dare, come dicevo, una giusta dimora alla Madonna di Loreto. A proposito di progetto, vediamo qui dietro di noi, abbiamo il progetto quasi, diciamo, possiamo dire definitivo di quello che è questo progetto. Che costi ha per il Borgo? Allora, la prima stima è una stima di intorno a un costo di circa 50.000 euro. 50.000 euro per ristrutturare solo unicamente tutta la parte esterna della chiesa. Ripeto, l'umidità sta facendo dei grossi danni e quindi è necessario intervenire prima con un'opera di bonifica. Devo dire che colgo l'occasione per ringraziare Andrea Loi e Paolo Borla, che sono stati i due architetti che ci hanno dato una grossa mano in questo processo di verifica e di valutazione dei danni che l'umidità sta facendo nella chiesa. Però questi sono nell'analisi dei costi. Ahimè, la chiesa è del fine 400, inizio 500, e quindi ha sotto di sé passa una belera, e quindi l'umidità è quella che fa i danni maggiori. Carlo Prezzi, grande presidente di Borgo Loreto, nonché capogruppo della sezione locale degli Alpini. Cosa vuol dire essere presidente di questo meraviglioso borgo? Beh, è un onore e comunque... Sì, è un impegno non comune fare presidente. Io ringrazio molto i miei collaboratori, a partire da Gianni Caudera qui insieme a me, Reviglio e tutto il direttivo del gruppo di Loreto. Ecco. Gianni, in conclusione, questa è sarà solo la prima serata di tante altre che verranno per la raccolta fondi, vero? Assolutamente sì, abbiamo deciso di partire con il coro Alpete, che ha dato la sua disponibilità e che ringraziamo per la sua disponibilità in maniera totalmente gratuita, e da oggi comincia ufficialmente la campagna per il reperimento dei fondi. Ci saranno altre serate, altri momenti. Direi che il 2018 sarà l'anno dell'incipit, e man mano che riusciremo a recuperare i fondi, anche grazie ai progetti che presenteremo in altre realtà, cercheremo anche di coinvolgere l'amministrazione cittadina e di coinvolgere un po' tutte le varie realtà che ci possono dare una mano, dall'Istituto San Paolo, per fare un esempio. Non lo sanno ancora, ma noi stiamo preparando questo progetto e stiamo preparando tutte le domande e le richieste, perché la cosa non è così facile e quindi bisogna avere molta determinazione e anche soprattutto tutto è molto entusiasmo. Io vorrei ringraziare moltissimo il Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto per questa loro iniziativa, per il recupero di una chiesetta storica che praticamente da sempre è vive il centro della città.
è un impegno che si sono presi e come amministrazione cercheremo nei limiti del possibile di supportarli, ma voglio sottolineare la grandissima volontà del Comitato di portare a termine questo prestigioso restauro.